L'arco, capitolo lungo, difficile in generale e anche nel jazz, in cui non è usatissimo ovviamente, ha la sua storia. Non possiamo occuparci di questo, quindi ci limitiamo ad esaminare un solo di Christian McBride su il brano The Very Thought of You. È una ballad, lui lo fa a tempo doppio, un solo breve che ci serve a capire alcuni piccoli meccanismi. Arco in giù, arco in su, come attaccare la frase, lo vedremo, suoniamolo e poi andiamo ad analizzarlo. A fra poco. Sulla tecnica dell'arco non possiamo dire molto, se non che possiamo studiarlo come ausilio all'intonazione, quindi senza fare studi classici, lo studiamo solo perché ci serve per intonare meglio le note, per sentirle meglio, quindi ci servirà soltanto tirare l'arco in su, in giù. Che già non è facile. Per tutto il resto bisogna magari fare dei studi più seri, classici. Sul come tenere l'arco, vi posso solo dire questo, su come tengo io l'arco. Il pollice, che di solito si tiene qui nell'incavo del nasetto, io lo metto qui. Questo perché non l'ho inventato io. Lo dice François Rabat. Nel muovere l'arco vedete che la punta è molto stabile. Se io metto il pollice nell'incavo del nasetto, la punta è molto più ballerina e quindi l'arco. Ok? Ma ognuno può usare quello che vuole, questo diciamo è il più piccolo dei mali. Per quanto riguarda l'utilizzo dell'arco nel jazz, anche qui non facciamo la storia, ma diciamo soltanto alcune cose importanti. Innanzitutto che ci sono pochi legati se vogliamo avere un fraseggio swing, ok? Quindi non sarà, ma altrimenti non riusciamo ad avere un accento corretto. Inizia con l'arco in giù. Diciamo che la frase si inizia in levare, inizia con l'arco in su, se inizia in battere, inizierà con l'arco in giù. Quindi se inizia 1, 2, 3, 4. Avete visto? Inizio con l'arco in su. Se inizio in battere 1, 2, 3, 4. Inizio con l'arco in giù. Questo in linea generale. Diciamo che la cosa migliore è guardare l'arrivo e pensare che all'arrivo, quindi la nota di arrivo imbattere alla fine della frase, dovrebbe essere con l'arco in giù. Ma anche lì dovremmo esaminare punto per punto. Guardiamo un pochino il solo di Christian McBride, alcune parti importanti. La prima frase. Seconda. Iniziano uguali,
iniziano a imbattere, quindi con l'arco in giù. Qui possiamo anche scegliere di iniziare con l'arco in su. È abbastanza indifferente. La frase successiva, che è abbastanza lunga, inizia con l'arco in giù, anche se la nota è levare, perché dopo c'è una terzina. In maniera che iniziamo la frase successiva sul do minore settima con l'arco in giù. È l'unica a esercitarsi su un po' su questo movimento, su arpeggi e scale. Più o meno questo è tutto quello che c'è da dire, ci sarebbe da dire tantissimo. Poi Christian McBride è molto bravo, è molto swingante con l'arco. Se pensiamo a Paul Chambers, che usava molto l'arco, diciamo è un'evoluzione notevole. Uno, perché Paul Chambers usava delle corde in budello probabilmente e il suono con l'arco è veramente bruttino. Sia perché lui, più che la frase, cercava un appiglio ritmico, quindi le note venivano in secondo piano, mentre Christian McBride suona delle note vere, delle frasi vere interessanti. Ma non voglio qui fare una solita lezione sul solo. Christian McBride utilizza una certa, come suo solito, una certa varietà ritmica, quindi ci sono crome, ci sono terzine, ci sono semicrome, ci sono terzine con accenti spostati, insomma un po' tutto il repertorio. Se volete seriamente dedicarvi allo studio dell'arco nell'improvvisazione, la prima cosa da fare è sicuramente imparare una buona tecnica dell'arco con un insegnante di contrabbasso classico. Dopodiché applicare quello che sapete in maniera quasi istintiva, vivrà in maniera quasi istintiva al jazz, con quelle due tre piccole cose che vi ho detto. Se volete, io sono disponibile per lezioni e consigli. Qui sotto nella descrizione del video potete trovare i miei recapiti. Iscrivetevi al mio canale. Ciao, alla prossima!